Da scumba tutto che la mamma. Gemma, Gemma. E se fornito di una bellezza mia, non dai mai che canale lì. Guarda, ma dopo me, il papà non può fare più. E dove sta papà? La camera sua. Sì, signore, sta qua. E oggi pazienza, chiudo poco la porta a chiave. Gemma, senta, mi faccio parlare assolutamente. Tu mia papà, assolutamente, ma c'è un papà. È impossibile. Chi lo sta raggiando con te che non parla maniera? Ah, come è possibile? Tu puoi fare qualunque cosa, bellezza mia. Vuoi dire pure che te ne prega? Non ti muovere. Eccomi qua, Gemma. Genio! Ma cosa si potrà su tutte e due? Papà, è la d'ordine. Guarda, quanti lupi non stanno nessuno, né a me e né a essa. Ma si è rispuntato lo giardino. Un cagente si è venuto e mi sono dimezzato. Vabbè, basta. Ho fatto tutto, Gemma. Tu c'è una famiglia mia in carrozza che aspetta me per salire. La famiglia tua? Sì, ma è una finta famiglia. Sono quattro miei amici che fingeranno di essere miei parenti. Ma tu non dicessi papà se ne andò? Ma no, è impossibile. Perché stanno già vestiti alla perfezione. E poi che il papà è un ciuccio, si crede qualunque cosa. Ma perché hai fatto questo, Gemma? Per vederti, Gemma mia. E parlarti con libertà. Che aiuto stavo? Lasciatelo qui sotto, io ritornerò fra poco. Uè, Gemma, senti, tu mio papà si occupava, perché se no lo dico tutte cose. Papà, ci pensi papà a te. Grazie, bellezza mia. Ma che hai chiuso stavolta? Eccellenza, scusate, la chiusura. Perché mi credeva che non ci stai disciutto. Non ci stai disciutto? Ehi, bello, sguagliato. Ah, mi credeva che stai disciutto. Gemma, dove sta? Sta rindagando la sua eccellenza. Proprio mo ci si è ritirato. Come sta? Si sente buono? Sta buono? Sì, signore eccellenza. Proprio stamattina sta con me la Rosella di Maggio. Benedetta figlia mia, benedetta. Ma la sorpresa l'ha vista. Ah, sorpresa? Buona sorpresa. Ma a porto, chi deve usare? Ah, a porto, con una cosa assai piacere. Sì, sì. Ah, chi lo vecchio? O signor Pese, l'ha portato sto bella agnella. Non l'ha già visto, comunque è bella agnella. L'ha già vista, è bello. È piaciuto. Ah, così, ah, così. Voi può sapere che la tenne tanto oggetto, difficilmente lo fa specie qualcosa. Io devo fare specie, fa specie a chi le sono dei brillanti. Ah, poveretto. Mi vado dritto, signor. Permettete? Prego, prego. Tutto cosa, e ancora da qui. Tu sei una bestia, sei un animale. Io tengo l'ordine e non mi fa passare. Una volta, ma adesso l'ordine si cambierà, hai capito? Ma che succede? E c'è una cosa. Marchesì, vi avevo pregato. Ti fa venire qua, mio padre e mio zio. Ebbene, essi sono venuti. Stanno giù in carrozza e aspettano me per salire. Possibile? Sì, sono state tante le mie preghiere. Che finalmente l'ho preso. Vi raccomando, però, cavaliere, di ricevermi bene. Perché si tratta del principe di casa, della contessa del Pere e di mio padre, il marchese Ottavio Fabio. Ma no, piano, ma che male, subito. Subito, che cavaliere eccellenza. Però, capito, meno male che mi trovo sbagliato pure. Ma ci vuole essere male, capisci? E si capisce, i miei parenti non danno la mano se non avete i e tu non devono fare quanto io. Dunque, allora io vado, cavaliere. Mi raccomando, mi raccomando. Figlia mia fortunata, figlia mia benedetta, questa è una grande cosa. E chi se l'aspettava? Ma casa che sta mettendo un po' a posto il capo. Vincenzo! Chiasa! Comandate, c'è tenza, comandate. Mettendo un po' a posto il capo, la Santa Sagliente, Santa Sagliente, Principe, Marchese, Contessa, tutta la famiglia. Ma io sei andato? Sistemato un po', chiasa, facciamo.